Okay, buon pomeriggio a tutti, grazie di aver accettato il nostro invito per questa riunione che, come abbiamo preannunciato la scorsa volta che ci eravamo visti, ha un po' l'obiettivo di, diciamo, di chiarire il lato unità di missione, di raccontarvi e descrivervi un po' più nel dettaglio gli aspetti di procedure e processi che abbiamo costruito al fine di essere coerenti con i meccanismi e le condizionalità previsti dal regolamento europeo che istituisce il meccanismo di ripresa e resilienza, e in particolare quindi oggi vi descriveremo quello che è il sistema di gestione e controllo che abbiamo previsto per gli investimenti PNRR di competenza di questa amministrazione. E al tempo stesso vi parleremo anche delle attività di monitoraggio. Come sapete, in questi giorni, in queste ore, si stanno, diciamo, consolidando gli accessi e il caricamento delle informazioni sul Regis, sulla piattaforma appunto che predisposta dal MEF e che sarà fondamentalmente lo strumento principale attraverso il quale queste attività confluiranno appunto le informazioni complessive relativamente agli investimenti e tutte le attività di monitoraggio, ma anche di rendicontazione, nonché dell'attivazione dei circuiti finanziari si attiveranno. Per questo motivo appunto dedicheremo una parte della discussione di questo pomeriggio anche alle attività di monitoraggio. Sono tra l'altro, come vi abbiamo anticipato nel corso dell'ultima riunione, sono anche con noi colleghi del MEF, del Servizio Centrale, che ringrazio tra l'altro per la loro presenza, che invece ci descriveranno gli aspetti appunto relativi ai circuiti finanziari, quindi come funzionano i circuiti finanziari all'interno del PNRR, e poi tutto quel ragionamento che abbiamo iniziato, insomma, che abbiamo comunicato la scorsa volta relativamente alla gestione delle contabilità speciali. Sono con noi ovviamente anche i colleghi della Direzione Generale, la dottoressa Di Matteo, che è la Direzione Generale competente, come sapete, insomma, per la misura in oggetto. Due o tre informazioni di carattere, diciamo, tecnico-logistico. Allora, nella chat, se possibile, sarebbe utile per noi, perché questa è un'attività che comunque è funzionale chiaramente alla condivisione, diciamo, di informazioni e specifiche chiarimenti relativi all'attuazione, quindi è un'attività che poi noi rendicontiamo anche in sede di dialettica con la Commissione Europea, quindi sarebbe utile, lato nostro, appunto, tenere traccia delle persone che partecipano al seminario di oggi pomeriggio, e quindi cortesemente, se potete inserire nella chat nome e cognome, diciamo ente o istituto di appartenenza, progetto attuatore di appartenenza, con il riferimento della vostra mail. Al tempo stesso la chat può essere usata, diciamo, nel corso del pomeriggio per proporre delle domande alle quali poi noi nella sessione finale di questo seminario cercheremo di rispondere in maniera puntuale, se sono domande che permettono appunto una risposta puntuale, oppure in alternativa chiaramente prendiamo carico delle vostre istanze e poi magari vi rispondiamo in un secondo momento. Quindi la chat può essere utilizzata anche a questi fini, fermo restando che poi, diciamo, la discussione, siccome non siamo tantissimi rispetto a eventi simili che abbiamo fatto nei giorni scorsi, potremo anche prevedere una parte di Q&A più, diciamo, interattiva, per cui magari potete anche, se desiderate, se lo ritenete opportuno, prendere la parola per cercare di argomentare meglio il vostro punto di vista o il quesito che avete. E infine l'ultima, diciamo, informazione di carattere logistico: come vedete questo seminario è registrato proprio perché poi magari può essere utile per voi, per altri colleghi che lavorano con voi, per rivedere, diciamo, le informazioni che vi condivideremo nel corso del pomeriggio. E in ogni caso, l'ultima informazione logistica: tutte le presentazioni che noi andremo a fare chiaramente poi verranno condivise al termine del seminario stesso. Quindi io ora lascio la parola all'avvocato Torsello, che è nell'unità di missione per il PNRR, è il responsabile dell'ufficio 1 di coordinamento sull'attuazione
degli investimenti, che ci illustrerà in particolare come abbiamo costruito la governance all'interno del MIMS e come e quali sono gli elementi principali del sistema di gestione e controllo. Non c'è audio. Scusate, mi ripresento, sono Michele Torsello e sono il dirigente dell'ufficio primo dell'unità di missione. Sì, grazie Guido. Che si occupa appunto del coordinamento della gestione e quindi dell'infrastruttura, per così dire, virtuale per l'attuazione poi del piano di ripresa e resilienza. Io ho saputo appunto dal dottor Ciferri che già avete avuto diversi contatti che quindi hanno in qualche modo già approfondito molte delle tematiche che nel corso di questi eventi che stiamo organizzando con i soggetti attuatori stiamo esplicitando, perché questo in qualche modo in molti casi, non nel vostro, è veramente il primo contatto che stiamo prendendo con i soggetti attuatori, ovviamente grazie al supporto delle direzioni generali. Nel vostro caso questo primo contatto è già avvenuto. Saluto anche la dottoressa Gro, che appunto lavora su questo tema da anni e che conosco molto bene, e ovviamente la dottoressa Di Matteo e la dottoressa Scarchini. Per andare molto velocemente, vorrei dire che questo tipo di esercizio che abbiamo fatto di produzione di documenti è naturalmente un esercizio in fieri che deve tener conto naturalmente di molti elementi che stanno emergendo anche in queste settimane di produzione di documenti anche da parte del MEF, quindi in qualche modo ci siamo trovati nella situazione di dover elaborare il sistema di gestione e controllo, che è appunto noto con l'acronimo di SIGECO, in una fase in cui per alcuni elementi non c'era ancora un chiarimento da parte dell'organo centrale del PNRR italiano, ovvero il servizio centrale del MEF. Però diciamo arriveremo poi anche ad avere questo tipo di approfondimento. Come detto, questo è un evento organizzato anche per chiarire molti dei dubbi che si sono posti con i diversi soggetti attuatori, e naturalmente per informare su questa produzione che tra qualche giorno verrà effettivamente poi pubblicata sia sul nostro sito, verrà adottato il SIGECO con decreto del professor Ciferri con i relativi allegati che a breve vi faremo vedere. Non mi soffermo molto su queste questioni più di carattere generale, perché sono sicuro che le conoscete molto bene. Solo un riferimento al fatto che, come sapete tutti, le milestone e i target nel piano di ripresa e resilienza rappresentano un punto fondamentale, un criterio, una condizione anzi dell'attuazione, che rispetto ai fondi strutturali, per così dire, tradizionali, sono un qualche cosa di nuovo e di inedito, perché in qualche modo rendono il piano di ripresa e resilienza non soltanto un piano di spesa, ma anche un piano di performance, quindi di raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi, senza i quali, ed è questa la novità, non si può dire di aver raggiunto l'obiettivo che che è stato indicato all'interno del piano di ripresa e resilienza approvato dalla Commissione europea. E altro elemento: il mancato raggiungimento di milestone e target, che come vedrete sono delle milestone e target veramente di ultima istanza, cioè sono l'ultimo tempo utile per raggiungere quegli obiettivi, ma che ovviamente auspichiamo possano essere raggiunti molto prima, hanno questo perché? Perché il mancato raggiungimento di milestone e target ha un impatto molto rilevante su tutto il piano di ripresa e resilienza, perché impedisce anche solo
un intervento che non abbia raggiunto milestone target, l'ottenimento delle risorse di tutto il piano di ripresa e resilienza. Quindi questo ovviamente secondo il regolamento europeo che ha istituito la Recovery and Resilience Facility. Quindi appunto stressiamo molto questo tema del raggiungimento di milestone target, perché rappresenta un elemento davvero nuovo e fondamentale per la buona riuscita del piano di ripresa e resilienza. Appunto, milestone e target le conoscete. Milestone sono un traguardo qualitativo da raggiungere tramite una misura del PNRR. I target sono invece obiettivi quantitativi e misurabili che molto spesso devono essere proprio verificati e rendicontati nell'attuazione degli interventi. Noi come Ministero siamo titolari di una grande massa di risorse, appunto 62 miliardi di euro, che è la sfida che ci si pone. La sfida che ci si pone è quella di riuscire a portare i risultati in un tempo ovviamente molto stretto, addirittura più stretto di quello dei fondi europei, che è giugno 2026 per la messa in esecuzione delle infrastrutture. Quindi non è soltanto, anche qui l'elemento di novità, non è soltanto il collaudo, l'elemento finale della procedura di realizzazione di un'infrastruttura, ma la vera e propria messa in esecuzione di quell'infrastruttura, cioè che le persone possano effettivamente utilizzare, i cittadini possano effettivamente utilizzare quella infrastruttura. Il modello organizzativo, come probabilmente già conoscete, è un modello multilivello che vede la Commissione europea che ha per ogni paese un punto di contatto unico, che nel nostro caso è rappresentato dal Servizio Centrale del MEF, che è articolato ovviamente in diversi uffici. Il servizio centrale del MEF dialoga con le amministrazioni centrali titolari di interventi attraverso una struttura ad hoc, che nel nostro caso del MIMS è l'unità di missione, strutturata in tre uffici, e poi naturalmente l'unità di missione e le direzioni generali naturalmente si interfacciano con le amministrazioni regionali e degli enti locali per l'attuazione degli interventi specifici. E i soggetti attuatori possono essere soggetti pubblici o privati, ovviamente secondo le disposizioni del codice dei contratti, che sono deputati alla realizzazione operativa degli interventi, quindi di tutte le attività di avvio, esecuzione, monitoraggio, rendicontazione degli interventi, e operano naturalmente secondo condizioni di autonomia organizzativa nel rispetto delle regole nazionali ed europee. Questo è l'investimento appunto di cui stiamo trattando, giusto un riepilogo, lo conoscete molto bene. Comunque ha una milestone che è scaduta il 31 dicembre del 2021, cioè l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte le 8 ZES, quindi l'assegnazione delle risorse. Vi pregherei di mutare il microfono perché sento un ritorno. E poi due target, come vedete la nomenclatura probabilmente la conoscete tutti, ma riguarda la missione, la componente, poi un numero sequenziale, in questo caso M3C212, che scade il 31 dicembre 2023 con l'inizio degli interventi infrastrutturali, quindi almeno 22 interventi per collegamenti di ultimo miglio, almeno 15 interventi di digitalizzazione, 4 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti, con termine degli interventi infrastrutturali, come detto specifico, non il collaudo ma la messa in esecuzione, al 30 giugno del 2026, secondo il target M5C313. Questi numeri sequenziali li potete reperire all'interno del documento fondamentale del PNRR, che è rappresentato dal CID, che significa appunto Council Implementing Decision. Vi pregherei di mutare il microfono, per favore. E il CID, appunto, che è un po' il documento fondamentale del PNRR, a cui vi rimando naturalmente per degli approfondimenti sulle modalità di attuazione del PNRR, ma anche gli operational arrangements, che sono questi accordi operativi stipulati con la Commissione europea, che in qualche modo descrivono spesso diciamo, i meccanismi soprattutto di verifica dell'attuazione di questi investimenti. C'è un DM che è stato approvato il 3 dicembre del 2021, il DM 492, e appunto le risorse stanziate ammontano a 630 milioni.
Molto velocemente vorrei descrivervi quello che poi troverete appunto sul sito del MIMS, troverete sul sito del MIMS a breve, cioè il sistema di gestione e controllo, che come vi dicevo è un documento diciamo informativo che raccoglie un manuale di istruzioni, per così dire, di tutte le procedure di attuazione, rendicontazione, controlli, e quindi in qualche modo descrivono lo stato dell'arte delle diverse attività nel processo di attuazione del SIGECO, nel processo di attuazione del PNRR. Questo naturalmente tiene in conto la normativa europea, la normativa nazionale applicabile, quindi anche una repository delle diverse normative che devono essere applicate nel corso dell'attuazione. Come vedete, questo è solo un sommario, però vedete che la prima parte è dedicata appunto a una parte di carattere più generale sulla governance del MIMS, e poi si va nel merito con gli strumenti informativi di supporto e soprattutto un capitolo 4 dedicato alle procedure attuative, perché è naturalmente, come già sapete, è fondamentale che sin dalla fase di selezione dei progetti e poi nell'attuazione dei progetti siano tenuti in conto i diversi principi trasversali di cui avete già discusso nei vostri incontri, e poi effettivamente che questi principi trasversali siano poi oggetto, come anche ovviamente l'intervento singolo, di rendicontazione e controllo, o dopo ovviamente un'attività di monitoraggio. Faremo delle valutazioni di impatto naturalmente sulle misure del PNRR, che come dicevo è un piano di performance, e ovviamente dei capitoli che descrivono, e questi sono più diciamo classici della politica di coesione, cioè le rapporti finanziari naturalmente tra trasferimento delle risorse, ma soprattutto le misure a tutela del bilancio europeo e nazionale. Infine, un altro elemento comune ai fondi europei sono gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità, che naturalmente devono essere seguiti sin dalla fase di bando fin poi alla fase di messa in esecuzione degli interventi. Al SIGECO sono allegati alcuni documenti che vanno ovviamente a specificare degli elementi particolari che riguardano ad esempio le attività di controllo, le linee guida sul monitoraggio, registri dei controlli, checklist di verifica e procedure di campionamento e analisi dei rischi. Conoscete abbastanza bene, diciamo, la nostra unità di missione, strutturata in tre uffici. Il secondo ufficio di monitoraggio è quello diretto dall'ingegner Bazzichelli, il terzo ufficio di rendicontazione e controllo è diretto dall'avvocato Laura Tricarico, il cui provvedimento è in corso di registrazione. Questa la conoscete, la mail dell'unità di missione, unitadimissione.pnrr@mit.gov.it. Naturalmente le direzioni generali hanno un ruolo centrale questo tipo di attività, ma anche come unità di missione avremo spesso contatto con i soggetti attuatori nel corso dell'esecuzione degli interventi. L'unità di missione è poi il punto di contatto del servizio centrale del MEF, che poi comunica con la Commissione europea. Un riferimento al fatto che sia il servizio centrale del MEF sia la Commissione europea sono dotati di un'unità di audit, da cui tra l'altro siamo stati già diciamo auditi in entrambi i casi, che richiede quindi una serie di procedure di conservazione di documentazione e di regolarità che noi dobbiamo essere pronti a poter esplicitare nel caso in cui, come succederà, come è successo e come succederà, saremo oggetto di controllo, perché proprio in ragione dell'ammontare di risorse di cui il MIMS è destinatario. Sul tema della nomenclatura troverete appunto, questa è la nostra nomenclatura che stiamo utilizzando, cioè amministrazione centrale, UDM e direzioni generali, soggetto attuatore di primo livello, che può essere ad esempio una regione, soggetto attuatore di secondo livello, che può essere un comune, un soggetto in-house, e poi il soggetto realizzatore, che è l'operatore economico e materialmente esegue l'intervento, quindi affidatario dell'appalto pubblico. Troverete ovviamente anche approfondimenti sulle spese ammissibili e sul ciclo finanziario. Sulle istruzioni operative che vi sono state inviate la scorsa settimana, vorrei concentrare solo l'attenzione ovviamente su questi principi generali che sono stati oggetto comunque già di riunioni, e sui dispositivi attuativi per le priorità trasversali, che sono il superamento
superamento dei divari territoriali, il rispetto della parità di genere e la promozione della parità di genere e la protezione e valorizzazione dei giovani. Solo per fare un riferimento che tutti questi principi non sono delle mere declaratorie, diciamo, di principio, ma devono trovare all'interno di ogni dispositivo attuativo uno strumento appunto di attuazione. E quindi già nella fase di selezione dei progetti, nelle convenzioni con i soggetti attuatori, ma anche nei bandi, non soltanto devono essere citati, ma devono avere anche dei meccanismi di intervento nel caso in cui appunto il soggetto attuatore si renda conto che si sta andando oltre il cronoprogramma previsto per il milestone e target, oppure non si sta dando seguito al principio di uno significant harm, che come sapete è un elemento condizionante il rispetto il raggiungimento della milestone. Quindi anche a fronte di un intervento eseguito correttamente nei tempi, qualora non sia possibile rendicontare come è stato effettivamente attuato questo principio, questo vanificherebbe la buona riuscita dell'intervento. Tagging climatico e digitale, la sana gestione finanziaria, appunto gli obblighi di comunicazione e informazione, tutti questi principi devono avere dei riferimenti specifici nei vari dispositivi attuativi. Ovviamente faremo probabilmente un focus, penso, sul tema del monitoraggio, quindi sul CUP, sull'importanza del CUP e del CIG come strumenti per non soltanto per tenere sotto controllo l'avanzamento dei progetti, ma anche per evitare il rischio di doppio finanziamento, quindi come appunto cardine del processo di monitoraggio e poi di rendicontazione. Ovviamente i soggetti attuatori devono garantire l'avvio tempestivo delle attività e rispettare le condizionalità, e anche dare pronta comunicazione degli eventuali procedimenti di carattere giudiziario e non, e accertamento di irregolarità e di frodi. Poi naturalmente ovviamente queste slide ve le forniremo. Penso che sul Do Not Significant Harm non c'è bisogno di entrare nel merito, perché penso abbiate fatto già una riunione dedicata, giusto? Ok, quindi vabbè, la guida operativa del MEF è un po' il punto di riferimento con le checklist. Un ultimo riferimento alle checklist, che sono uno strumento molto rilevante non soltanto nella fase di controllo, quindi di quello che devono fare sia le direzioni generali sia l'unità di missione naturalmente, ma il fatto che queste checklist possano essere utilizzate anche come strumento di autocontrollo, cioè verificare che effettivamente tutti questi principi siano stati tenuti in considerazione nelle diverse fasi attuative dell'intervento. Ecco, nel SIGECO ci saranno in allegato, come sono state in allegato anche alle istruzioni operative, queste checklist, in modo tale appunto da facilitare già in una fase, diciamo, attuativa i soggetti attuatori, e poi effettivamente facilitare le tipologie di controllo che devono svolgere le direzioni generali e l'unità di missione. Quindi a questo punto io, appunto, dopo questa breve presentazione mi fermerei e passerei la parola alla dottoressa Merola, se è presente, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Buongiorno, grazie per la parola. Mi presento e mi faccio anche vedere. Eccomi, sono Antonella Merola del Servizio Centrale, sono la dirigente della gestione finanziaria e siamo qui per potervi presentare, e su questo chiedo il supporto appunto dei miei colleghi tecnici, e per potervi presentare il circuito finanziario che mettiamo in atto in accordo proprio con il Ministero. Io ve lo spiego prima di tutto a parole, diciamo, e poi ve lo facciamo vedere proprio sul sistema informativo. Una cosa a cui tengo tanto è quella di dirvi che comunque non vi preoccupate, siamo qui sempre a disposizione, quindi vi potete rivolgere a noi anche per un supporto formativo, e comunque vedrete che poi il sistema è veramente semplice. Quello che abbiamo concordato con l'amministrazione titolare è che il circuito finanziario per i commissari viene fatto
impatto direttamente sulla contabilità speciale dell'amministrazione titolare. Quindi ci sarà praticamente un ruolo dell'amministrazione titolare che, una volta che sono state trasferite le risorse dal servizio centrale, va ad allocare, a seconda diciamo delle richieste, va ad allocare i fondi alle varie zone speciali una volta che sono state allocate questi fondi, il referente della ZES potrà disporre il pagamento. Che cosa significa disporre il pagamento? Potrà praticamente andare a indicare quali sono i beneficiari di ogni trasferimento. All'interno di una disposizione di pagamento potrà essere possibile indicare più di un beneficiario, quindi non dovete fare N disposizioni di pagamento per quanti sono i beneficiari, ma nello stesso documento potete indicare più beneficiari. Una volta che questo lavoro in particolare lo fa il cosiddetto gestore della disposizione di pagamento, una volta che il gestore della disposizione di pagamento ha completato la disposizione, questo documento passa al ruolo di firmatario della disposizione di pagamento, che è sempre all'interno della ZES. E il firmatario della disposizione di pagamento firma il documento e a tal fine si potrà avvalere di tutta la documentazione che è stata allegata per poter effettuare un'eventuale istruttoria. Una volta che il firmatario della disposizione di pagamento firma questo documento, il sistema produce in automatico tanti ordinativi di prelevamento fondi quanti sono i beneficiari che sono stati indicati nella disposizione di pagamento. A questo punto gli OPF, trovandoci proprio nella contabilità speciale dell'amministrazione titolare, gli OPF vengono firmati dal funzionario delegato del MINS e vanno direttamente con un circuito automatico verso Banca d'Italia, quindi per il tramite di Banca d'Italia, vanno a confluire sui conti che sono stati indicati nella disposizione di pagamento. Adesso i colleghi, non so se siete pronti, perché siamo giù proprio in tempo, cioè 3:30 è corretto, quindi vi faremo vedere il circuito proprio sul sistema attraverso le funzioni e poi manderemo anche una presentazione che praticamente ripercorre questi passaggi. Vi rinnovo di nuovo l'invito, siamo completamente a disposizione sia come servizio centrale sia come assistenza tecnica per tutte le richieste di chiarimento o per eventuali momenti informativi. Grazie mille dottoressa, prima che partano con la presentazione volevo dire che se ci sono delle domande specifiche potremmo approfittare appunto della presenza dei colleghi del MEF per porle direttamente. Di solito dedichiamo la seconda parte dell'evento alle domande, però in questo caso appunto avendo una disponibilità limitata chiederei di porle subito le diverse domande, magari alzando la mano oppure appunto scrivendole direttamente in chat, forse è ancora più facile. Guarda, possiamo fare anche così, perché visto che avete tanti argomenti, potete scriverli in chat se siete d'accordo come Ministero, e così poi ce le girate e noi le prendiamo in carico e puntualmente andremo a rispondere. Poi se qualcuno vuole farle adesso siamo a disposizione. Grazie. Chi deve intervenire per il MEF? Sì.
Antonio, vedo una mano. Sì, sì, ci sono, ci sono. Perfetto, piacere, sono Antonio Frattolillo e con i miei colleghi facciamo parte dell'assistenza appunto per il PNRR. In particolare ci occupiamo anche di una formazione tecnica sul sistema. Io diciamo, ribadisco che siamo sempre contattabili sia per eventuali criticità, sia pure per delle sessioni di formazione ad hoc per determinate funzionalità. Inoltre anche diciamo, quando operativamente sarete chiamati ad effettuare le prime attività, ci potete sempre contattare per procedere insieme nel completamento dell'attività. Ok, una sola domanda, Antonello, quindi noi ci focalizziamo questa presentazione sul percorso dei soggetti attuatori. Soltanto a partire dalla contabilità speciale. Okay, quindi a partire dall'entrata nella contabilità speciale e poi specificando il ruolo in particolare del gestore della disposizione di pagamento e del firmatario della disposizione di pagamento. Ok, va bene. Allora io chiedo alla mia collega Stella che è in riunione di procedere con la presentazione. Quindi Stella, puoi andare e facciamo vedere diciamo, tutto il flusso, il processo per quanto riguarda un soggetto attuatore. Sì, buongiorno a tutti. Procediamo Stella, quindi con. Perché non ci sentivamo. Okay. Ah, scusate, mi sentite? Sì, ci sentiamo. Procediamo quindi con. Okay, con una panoramica del circuito finanziario, quindi focalizzata solo sulle funzionalità relative alla gestione dei soggetti attuatori ed entriamo direttamente a sistema per una diciamo, panoramica diretta sul sistema. Vi condivido il mio desk. Interrompetemi pure per qualsiasi chiarimento. Ditemi pure quando. No, ancora non vediamo lo schermo. Stella, io ho paura che tu abbia qualche problema di connessione perché ti sentiamo anche la voce un po' ritardata. Vediamo un po'. Quindi. Sì, infatti c'è un po' di messaggi qui della rete che forse non è proprio no. In questo momento non. Voi non vedete ancora la pagina, quindi la pagina No. principale del sistema con i cataloghi? No. No, nulla, vediamo. Condivisione e riprovo. Solo un attimo di pazienza. Altrimenti Antonio, non so se c'è un backup e lo potete fare presentare qualche Sì, altro. se la ha problemi io provo a condividere io. Tenete conto, abbiamo Sì, fino alle purtroppo 4. sì. Sì, facciamo, infatti adesso condivido io, tagliamo le teste al toro. Facciamo prima. Allora, intanto faccio accesso al sistema. Allora.
Chiedo scusa, ma Antonio, avete dei problemi? No, Antonio, sto provando ad accedere al link del sistema. Aspetta, sta dando un po' di problemini. Io intanto approfitto di questo momento per potervi dire altre due cose. Allora, abbiamo detto che i ruoli che entrano in gioco in questo circuito finanziario da parte dei commissari straordinari delle ZES sono due fondamentalmente: il gestore della disposizione di pagamento e il firmatario della disposizione di pagamento. Affinché questi ruoli possano lavorare sul sistema informativo, che fondamentalmente è una partizione di Regis, è un modulo di Regis, è esattamente il modulo finanziario del sistema Regis, affinché quindi si possa entrare ad agire sul sistema e quindi sul modulo finanziario, è necessario che vengano nominate le persone che andranno a ricoprire questi ruoli. Il ruolo di firmatario della disposizione di pagamento è un ruolo che prevede appunto la firma digitale della disposizione di pagamento. E quindi a tal fine, siccome ogni firma digitale ha la sua particolarità, vi consigliamo che nel momento in cui si va a firmare la prima disposizione di pagamento, magari ci chiamate e comunque vi supportiamo nel fare questa attività, mentre per quanto riguarda il gestore della disposizione di pagamento, questo è un ruolo operativo che fondamentalmente quindi può essere assegnato anche ad un collaboratore, in quanto dobbiamo soltanto andare a popolare questo documento con l'indicazione del beneficiario, l'indicazione dell'importo che si vuole assegnare al beneficiario e quindi l'indicazione infine del conto su cui devono andare a confluire le risorse. Per cui veramente nel momento in cui dobbiamo fare questa attività, il commissario vedrà sul sistema informativo il plafond che gli è stato assegnato dal ministero, dall'amministrazione titolare, e quindi poi potrà agire in autonomia per poter effettuare i pagamenti. Vedrete che le attività, se riusciamo, non lo so. Sì, siamo oggi pronti. Andrea, No, tu condividi intanto, io sto cercando di evitare, diciamo, ulteriore tempo. Sì. E quindi vedrete che adesso il collega dell'assistenza tecnica ci farà vedere queste funzioni, sono due funzioni che sono molto, molto veloci e non, sicuramente non avrete bisogno di supporto. Vi chiediamo noi di chiamarci soltanto perché qualche volta ci potrebbe essere qualche problema con la firma digitale. Esatto, ok. Mi vedete? Sì, Antonio, ti vediamo. Ok, meno male. Ok, scusate questo piccolo problema tecnico. Allora, come diceva prima la dottoressa Merola, una volta che le risorse sono transitate dai conti MGEU, sono arrivati appunto sulla contabilità speciale e l'entrata è stata appunto perfezionata, è stata contabilizzata sulla contabilità, il gestore delle disposizioni
disposizioni di pagamento, ha il compito di effettuare appunto una ripartizione nei confronti appunto delle cosiddette ZES, per mettere a disposizione del commissario le risorse da poter erogare. L'attività di ripartizione è un'attività molto, molto semplice e viene attivata dal gestore delle disposizioni di pagamento attraverso questa applicazione, quest'app, ok? Denominata appunto gestione accantonamenti, che si ritrova appunto nel menu accantonamenti, ok? Ci si accede. La schermata prospetterà sulla sinistra l'elenco dei finanziamenti a cui il gestore delle disposizioni di pagamento è abilitato e per i quali è possibile fare una ripartizione. Si cliccherà sulla misura, ovviamente questo è un ambiente di collaudo, non è proprio, diciamo, la misura reale dell'ambiente produttivo, però diciamo ai fini esplicativi è soltanto, diciamo, qualsiasi finanziamento funge da giusto parametro, perché sostanzialmente funziona in maniera univoca per tutti i finanziamenti del PNRR. Una volta selezionato il finanziamento, il sistema propone tutta una serie di diciamo risorse accantonate, quindi di risorse disponibili che possono essere ripartite. Ok? Eccole qui. Inoltre, nella schermata superiore sono presentate una serie di, appunto, delle informazioni riepilogative del finanziamento. Ok? Questo intervengo un attimo, Antonio, per poter specificare che questa attività è l'attività, come vi dicevo prima, preliminare di cui è responsabile l'amministrazione titolare. Quindi l'amministrazione titolare, una volta che sono entrate le risorse sulla propria contabilità speciale, si vedrà questa funzione e provvederà a distribuire le risorse a seconda, diciamo, della documentazione che gli è pervenuta. Esatto. E, se noi selezioniamo appunto questa risorsa accantonata, il sistema mostrerà una nuova schermata. Ok, dove attraverso questo menu a tendina, campo causale, il gestore delle disposizioni di pagamento dovrà selezionare questa possibilità, distribuzione verso organismi intermedi. Una volta selezionata questa voce, il sistema attiva dei nuovi campi, sempre all'interno della stessa schermata, dove in alto a destra sono riportate l'ammontare delle risorse che è possibile ripartire. Inoltre poi c'è questa sezione, lista organismi intermedi destinatari, dove appunto l'utente può selezionare l'ente, quindi la ZES su cui intende effettuare la ripartizione. Ok, si attiva questo menu a tendina attraverso questo tasto, ok, e il sistema vi proporrà, in questo caso è sempre, diciamo, un caso appunto di ambiente di collaudo, nel vostro caso vi presenterà, diciamo, il codice del ZES con anche la descrizione. Voi
selezionate, selezionerete ZES e qui in questo campo importo andrete ad attribuire le risorse. Ok, il sistema consente anche di effettuare più ripartizioni per una stessa per delle stesse per uno stesso accantonamento. Quindi a fronte di un accantonamento di risorse accantonate, in questo caso per 6.800, è possibile effettuare più ripartizioni, ok, in momenti diversi. Dopodiché, una volta inserito l'importo, è possibile fare, si fa, deve fare acquisisci. E il sistema vi restituisce l'importo, operazione effettuata con successo. In questo momento quindi le risorse sono state attribuite al commissario che deve inserire appunto la disposizione di pagamento. Ok? Inoltre, quindi il sistema vi riporta fa un refresh della pagina in automatico. Inoltre, da questa stessa applicazione è possibile anche, diciamo, ovviamente le risorse accantonate si sono aggiornate. Ora, diciamo, se rinterroghiamo l'applicazione, vedremo che l'accantonamento risulta essere decurtato appunto di 50 euro, quelli che noi abbiamo appunto distribuito. Un pochino. Antonio, ciao, scusa, sono Davide Ciferri. Eccomi. Sì. Allora, diciamo, fino a qui anche, diciamo, a favore dei, diciamo, dei colleghi, dei soggetti attuatori che sono presenti. Fino a qui noi stiamo facendo vedere l'applicativo Regis della parte, diciamo, circuito finanziario, di fatto che gestiremo noi come amministrazione centrale, cioè la parte in cui dalla nostra contabilità speciale stiamo trasferendo le risorse ai sottoconti appunto dei soggetti attuatori. Non so, questa appunto è la ripartizione che vedremo noi, no? Di accantonamento. Non so se ci riuscite a far vedere anche, diciamo, la parte che devono invece gestire loro operativamente. L'inserimento della disposizione con il codice del beneficiario, tutto il processo. Come loro vedranno la loro, diciamo, schermata nell'applicativo. Perché questa, se correggimi poi se sbaglio, questa è ancora la parte, diciamo, dell'amministrazione centrale, no? Sì, sì, Antonio, esatto. Antonio, fagli vedere tutta la parte successiva. L'unica attenzione è questa, che ovviamente i commissari e i collaboratori non vedranno ciò che tutte le funzionalità che adesso state vedendo, perché questo è un sistema di prova, ma vedranno soltanto appunto questa accantonamento che gli è stato assegnato, quindi in questo caso i 50 euro che gli sono stati assegnati, e quindi a partire da questi 50 euro posso fare disposizione di pagamento, quindi possiamo procedere con la disposizione di pagamento, sì, che sì, è proprio adesso un'attività che farà, che è di competenza del commissario straordinario. Accedo con un'altra utenza che è stata profilata proprio come sarà appunto la profilatura fatta per il commissario ordinario, perché hai fatto bene a indicare che comunque una volta che il task è assegnato al commissario, l'amministrazione titolare non l'avrà più a disposizione il task ripartito, ma sarà solo visibile appunto al commissario, che dovrà inserire la disposizione di pagamento. Devo rientrare con un'altra utenza.
Ci siamo. Mi vedete? Sì. Ecco qua. Questo, diciamo, questa, diciamo, è la schermata che avrà a disposizione il commissario, dove, diciamo, questa tile, questa applicazione, la My Inbox è comune a tutti gli utenti. Avrà ricevuto anche una email in cui verrà avvisato che è presente un task nella tile My Inbox, che è come, diciamo, una sorta di scrivania virtuale dove ci sono le pratiche appunto da portare a termine. Quindi può accedere al sistema attraverso il link della mail o attraverso appunto il link del sistema che viene fornito dall'assistenza, accedere e lavorare la pratica. Ecco qui, a disposizione questo task, come potete vedere, esattamente quello di 50 euro che noi abbiamo ripartito. Qui ci sono tutta una serie di indicazioni di anagrafiche del finanziamento e relativi appunto alla risorsa accantonata. C'è da dire che il task si chiamerà proprio in questa maniera, con ovviamente la misura ad hoc che verrà utilizzata. Per lavorare il task si procederà con Apri Task. Ecco qui. Importante. Qui vengono riepilogati ancora tutta una serie di dati anagrafici. Importante verificare che questo conto, appunto, di tesoreria sarà proprio il conto dell'amministrazione titolare che ha effettuato la ripartizione. Inoltre, per inserire il beneficiario di pagamento, sarà necessario selezionare questo tasto, aggiungi beneficiario, e il sistema attiverà una nuova schermata. Eccola qui, dove ci sono tutta una serie di campi sia facoltativi che obbligatori. Grazie. Per ricercare il beneficiario è possibile selezionare questo menu di questo campo, dopodiché il sistema propone tutta una serie di tutti i beneficiari presenti al sistema. Attraverso questo task visualizza ricerca ampliata, è possibile effettuare una scrematura per poter, diciamo, trovare in maniera più veloce il beneficiario. Ad esempio, posso mettere la categoria privato ed effettuare avvio. Il sistema aggiornerà la lista e mi metterà in visione solo i beneficiari privati. Seleziono questo beneficiario, poi qui indico un codice gestionale, che questo, diciamo, è un codice statistico richiesto da Banca d'Italia, che serve, diciamo, per identificare ed etichettare la tipologia di pagamento. Non inficia il buon esito del pagamento, è solo un codice che serve per delle valutazioni statistiche a Banca d'Italia. Questa è la lista di tutti i codici presenti sul sistema, e in relazione alla tipologia di pagamento bisognerà selezionare quello più adatto. Noi, per semplicità, selezioniamo il primo, competenze fisse, dopodiché bisogna selezionare anche la modalità di pagamento. Okay? Il sistema infatti propone tutte le coordinate bancarie che sono presenti sul sistema per quel beneficiario. In questo caso ce n'è presente solo una, quindi non abbiamo tanta scelta, bisogna selezionarla. Il sistema riporta i dati, poi bisogna inserire l'importo del pagamento. È possibile effettuare per una stessa risorsa accantonata anche più pagamenti. Ok? Quindi effettuare dei pagamenti parziali. Inseriamo 10 euro. Inoltre, questa
campo note, che è facoltativo, è un campo importante perché proprio, diciamo, il campo è la causale che il beneficiario del pagamento vedrà nel momento in cui arriverà, gli verrà notificato, gli sarà inviato appunto il pagamento. Ok, poi ci sono questi due campi relativi al codice CIG e al codice CUP. Ok, il codice CIG è facoltativo, mentre il codice CUP è un codice obbligatorio. Ok, tuttavia è possibile disabilitare l'obbligatorietà di questo campo attraverso il flag CUP non applicabile. Ok, in questo caso noi non lo disponiamo, selezioniamo CUP non applicabile, effettuiamo salva. Il sistema ha riportato il beneficiario di pagamento in questa sezione. Ok? Dopodiché si effettua l'invio all'approvazione. Ok? Il sistema vi risponderà che la disposizione è stata inserita correttamente e vi restituirà appunto un numero, che è proprio il numero della disposizione di pagamento che è stata staccata in maniera automatica dal sistema. Ok? Se facciamo refresh sulla pagina. Ok, in questo caso con quest'utenza, diciamo, l'utente sia, diciamo, un gestore della disposizione di pagamento, sia un firmatario della disposizione di pagamento. Ok, quindi vede sia il task di risorse accantonate ripartite dall'amministrazione titolare, sia la disposizione di pagamento che dovrà, appunto, firmare. Per l'operazione di firma è necessario entrare all'interno del task e il sistema, come Scusami potete Antonio se ti interrompo, se mi sali un attimino sopra. Ok, vedete che qui ci sono questa tasca che sta a significare praticamente gli allegati. Tutto il sistema informativo dà la possibilità, diciamo, di smaterializzare le pratiche. In questo modo, voi potete allegare direttamente sul sistema tutte le pratiche che comprovano, che vanno a comprovare le giustificative, diciamo, del pagamento. In questo modo voi avrete, diciamo, archiviate direttamente nel sistema tutte le informazioni utili del pagamento. Così questa attività è un'attività che in primis potrebbe fare direttamente il gestore della disposizione di pagamento, in maniera tale che poi successivamente il firmatario della disposizione di pagamento ha a sua completa disposizione tutti gli elementi per poter fare l'istruttoria e quindi procedere con la firma digitale. Corretto, sì. Tutte le operazioni del sistema consentono la possibilità di inserire degli allegati. Dopodiché, l'approvatore della disposizione di pagamento ha la possibilità, una volta consultati tutti i dati della disposizione, sia di poter apporre la firma digitale attraverso il tasto approva o magari di rifiutare la disposizione di pagamento perché magari ha verificato che ci sono delle incongruenze. Attraverso il tasto rifiuta, la disposizione ritorna nella disponibilità del gestore della disposizione di pagamento che l'ha creata, il quale può eliminarla oppure, diciamo, effettuare la modifica. Noi oggi faremo vedere appunto la firma della disposizione di pagamento che, diciamo, piccola parentesi, l'assistenza fornirà anche una sorta di guida, mini guida, relativamente a delle operazioni da effettuare sul sistema di configurazione per l'installazione di un software, il PKNet, che serve appunto per la firma digitale. Quindi c'è da inserire alcuni siti come eccezioni e da fare alcune attività, diciamo, tecniche, però diciamo, c'è una guida che fornisce tutte le informazioni. Si seleziona appunto il tasto approva, si effettua ok.
Nel vostro caso voi avrete soltanto a disposizione appunto la smart card e dovrete effettuare a prova, dopodiché comparirà appunto una schermatina, una pop-up, dove dovete inserire il PIN della vostra smart card. Quindi per poter firmare è necessario avere, diciamo, una firma digitale. Nel nostro caso io utilizzo la firma remota, quindi firma con OTP, che non dispongo di in ambiente di collaudo di una smart card. Inserisco la. Ecco qui, la disposizione di pagamento è stata firmata correttamente. Quindi Ok? avete visto fondamentalmente le due operazioni che de devono essere fatte dalle ZES, e quindi è soltanto un'operazione da parte del gestore della disposizione di pagamento, un'operazione da parte del firmatario della disposizione di pagamento. Una volta che sono firmate, poi il tutto passa di nuovo all'amministrazione titolare, che provvederà comunque a firmare gli OPF. Noi mi sembra che abbiamo rubato 5 minuti rispetto al tempo che ci dispiace per questo disguido che c'è stato, e ripetiamo, restiamo a disposizione. Grazie Franco, grazie. Volevo fare solo, diciamo, due domande di natura più tecnica. Una mi ha risposto, diciamo, in chiusura, nel senso quando finisce questo aspetto che è di stretta competenza, diciamo, del soggetto attuatore, quindi in questo caso il commissario, la struttura commissariale o un altro dei soggetti attuatori previsti. Per la misura, diciamo, la procedura prevede, il processo prevede comunque che l'amministrazione centrale faccia la sua, diciamo, attività poi di firma, autorizzazione finale come nelle altre misure, cioè nella stessa. Sì, assolutamente. Adesso Antonio ha fatto vedere l'approvazione diciamo, della disposizione di pagamento, poi voi come amministrazione titolare avrete nella tile, non so se la puoi far vedere, nella tile degli ordini di prelevamento fondi, avrete appunto questo ordinativo di prelevamento fondi che è il pagamento effettivo al beneficiario che è stato indicato nella disposizione di pagamento, e quindi sarete voi gli attori per poter procedere poi con la firma digitale dell'ordinativo prelevamento fondi. Ok, poi invece veramente l'ultima domanda è proprio operativa. Per abilitare a questo punto i soggetti attuatori della misura infrastrutture per le ZES a questa contabilità speciale, cosa dobbiamo fare materialmente noi? Cioè siamo noi come amministrazione centrale che vi trasmettiamo i nominativi Sì, per averli consolidati? sarete voi, vi mandiamo, Davide, vi mandiamo il format che dovete riempire, potete farvelo riempire dalle strutture commissariali, e poi comunque l'invio ci deve pervenire per il vostro tramite. E siccome voi avete già il gestore delle utenze, praticamente potete inserire questo format con i nominativi direttamente nella tile assistenza. Ok, perfetto. L'unica cosa chiaramente che dobbiamo anche fare riferimento, cioè perché mentre nei moduli che noi abbiamo già compilato per la parte, diciamo, di nostra competenza, lì si faceva riferimento alle misure, appunto, di competenza di ogni soggetto abilitato. In questo Sì. caso è una di fatto. Dovete fare riferimento praticamente sia alla misura sia alla struttura commissariale. Ok, però. Vedrete che il format è un po' diverso. Ok, va bene. Cioè, come si fa? Perché chiaramente significa che, diciamo, la struttura commissariale è responsabile a livello finanziario della somma che è stata prevista dal DM di ripartizione delle risorse, no? Però non c'è un'altra chiave univoca di identificazione. Solo questo era il dubbio. Scusami, Davide, non ho ben capito la tua osservazione.
sensazione è che ogni struttura commissariale, chiaramente per la struttura che ci avete fatto vedere, diciamo, di diciamo, sotto conto di contabilità speciale, sarà responsabile di un ammontare di risorse che è pari a quanto previsto dal DM di ripartizione, no? Questa è l'unica chiave univoca. Sì, allora sì, assolutamente, però tenete conto che siete voi che poi mano a mano andrete a ripartire le somme, per cui le strutture commissariali saranno responsabili delle somme che mano a mano voi andrete ad assegnargli. Quindi a sistema non c'è un limite, nel senso che se noi sbagliamo a ripartire queste risorse gli potremmo dare... Chiedo, ci mette un po' in difficoltà chiaramente. Sì, perché... infatti, chiedo conferma all'assistenza, ma a me sembra di no, però chiedo conferma. Antonio? Okay, Antonio, vabbè, la domanda è se è la... che ne so, la ZES Sicilia Orientale ha 100 milioni a disposizione e Ciferri si sbaglia e ne distribuisce 150, il sistema potrebbe dare un messaggio di superamento della soglia oppure al momento, perché io dico sempre al momento, perché poi i sistemi si evolvono, oppure al momento questo non è previsto? No, confermo, al momento diciamo, non è previsto, perché appunto è un'operazione dell'amministrazione titolare, quindi perfetto. Diciamo l'amministrazione titolare decide qual è l'importo da ripartire. Allora Davide, però io ti dico che comunque capiremo un pochettino con i tecnici come è possibile integrare questo ulteriore controllo. Sicuramente ci sarà poi a supporto anche una reportistica dove voi potrete avere comunque sempre la situazione sotto mano di quanto avete distribuito, ok? Quindi magari quindi verificare la situazione di quanto è stato distribuito e anche quanto questi soggetti, questi commissari hanno inserito come disposizioni di pagamento. Quindi a supporto diciamo per valutare la bontà diciamo della ripartizione ci sarà una reportistica. Okay. Sì, ma giustamente loro vorrebbero un controllo. Ah beh, sì, lo so. Vabbè, io dico attualmente il sistema questo garantisce, poi sì, sicuramente potrebbe essere un'evoluzione, quindi garantire anche, diciamo, in maniera automatica l'impossibilità di commettere errori. No, perché questo, diciamo, questo livello di controllo a livello superiore è previsto, no? Chiaramente io, diciamo, come amministrazione centrale, alla misura infrastrutture per le ZES non posso allocare più dei 130 milioni previsti. Assolutamente, non puoi allocare più di quanto previsto per i nuovi progetti, perché noi non consideriamo ovviamente la parte dei progetti in essere. Quindi questo limite c'è sulla lato misura, a livello di misura, al momento non c'è a livello di submisura. Ok. Più che submisura di attribuzione ai commissari. Va bene? Però allora, ci lavoreremo. Grazie. Noi cercheremo di non sbagliarci, ovviamente, nel frattempo. Dal lato nostro, a termine della riunione, invieremo a tutti i partecipanti la guida operativa, dove tutto quello che abbiamo mostrato sarà appunto, diciamo, riportato su delle slide che possono essere interrogate comodamente oppure come ripasso. Ok, questo è giusto per facciamo sempre dopo ogni formazione. Poi per qualsiasi dubbio ci potete tranquillamente contattare. Va bene, sicuramente è possibile appunto che i soggetti attuatori poi possano anche, diciamo, contattarvi in maniera diretta. Noi vi ringraziamo, grazie Antonella, grazie Antonio e insomma, grazie a voi. Se volete rimanere, grazie. Noi continuiamo con la parte di monitoraggio. Siete chiaramente sempre grazie. Benvenuti. Grazie, poi semmai io tra un po' vi devo lasciare. Vi ringrazio di nuovo. Ok, allora vi lascio la condivisione. Grazie a tutti. E a questo punto continuerei e darei la parola all'ingegner Bazzichelli per la parte relativa al monitoraggio. E grazie Davide, condivido le slide.
Allora, molto sinteticamente, in queste slide illustrerò ciò che è richiesto in termini di monitoraggio degli investimenti PNRR secondo la circolare numero 27 emanata il 21 giugno dalla Ragioneria Generale dello Stato con allegate le linee guida per il monitoraggio. Allora, un primo principio molto importante è quello dell'unicità dell'invio dei dati. Il sistema, infatti, REGIS, che è stato sviluppato per il controllo, il monitoraggio, la gestione di tutte le componenti della Next Generation EU, è infatti totalmente interoperabile con le principali banche dati nazionali. Questo vuol dire che una volta assegnati i PUP inseriti a sistema, ogni singolo RUP non dovrà di nuovo inserire i dati che sono già presenti nelle banche dati interoperabili, in quanto REGIS attiverà in automatico l'importazione di questi dati e quindi sarà richiesto l'inserimento nel sistema degli ulteriori dati che servono unicamente per gli investimenti del PNRR, ma non di quelli già inseriti negli altri sistemi. Le linee guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio si possono scaricare dal sito del MEF, vanno ovviamente lette con attenzione da parte di tutti i soggetti attuatori, oltre che delle amministrazioni centrali, e definiscono nello specifico i ruoli e le modalità di utilizzo di REGIS, la modalità di rilevazione dei dati procedurali e fisici, quindi sia quelli programmati sia quelli consuntivati, e dei flussi finanziari programmati e consuntivati, ma soprattutto definiscono delle chiare tempistiche per l'inserimento e per la validazione dei dati, tempistiche che sono le stesse per ogni mensilità di gestione e monitoraggio PNRR. I primi 10 giorni di ogni mese andranno inseriti i dati da parte dei soggetti attuatori. Dal 10 al 20 di ogni mese sarà il momento della validazione dei dati da parte delle amministrazioni centrali e dal 20 al 30 di ogni mese il sistema REGIS avvierà un consolidamento sia per automatismi sia per richiesta di dati e informazioni specifiche ai soggetti attuatori, per cui si provvederà all'aggiornamento mensile dei dati, questo in maniera continuativa. Le amministrazioni centrali, quindi essenzialmente le direzioni generali e le unità di missione istituite presso ogni ministero, sono responsabili di una prima parte di alimentazione del sistema, la parte alta, a livello di misura, submisura, in quanto dovranno essere inseriti tutti i dati di programmazione e di attuazione, di nuovo sia quelli fisici, procedurali che quelli finanziari. Sempre le amministrazioni centrali provvedono tramite l'unità di missione in coordinamento con le direzioni generali alla validazione, come abbiamo visto, tra il 20 e il 30 di ogni mese, per rendere disponibili i dati al sistema centrale PNRR. Per quanto riguarda le ZES, noi abbiamo già inserito quello che era disponibile attualmente a livello di cronoprogramma di misura aggregato, e i CUP, i primi CUP certi che abbiamo dei vari interventi e sottointerventi. Poi vedremo velocemente con alcune schermate quello che abbiamo inserito. Mentre la parte dei soggetti attuatori è relativa ai dati che sono sempre quelli sia di programmazione che di attuazione finanziaria, fisica e procedurale, ma a livello di singolo progetto o investimento, quindi di singolo CUP. Per esempio, vanno inseriti in REGIS i cronoprogrammi di progetto, quelli che già vi abbiamo chiesto anche extra sistema e che in parte ancora attendiamo da alcuni di voi. Inoltre, dal 20 al 30 di ogni mese, i soggetti attuatori devono rendere disponibili, come abbiamo già visto, alle amministrazioni centrali eventuali richieste ulteriori per il controllo e la validazione di tutti i dati. Sono già in atto i corsi organizzati dal MEF sul REGIS. Già dalla scorsa settimana è stato richiesto ai soggetti attuatori di inviare l'elenco di 3 partecipanti per ogni soggetto attuatore alla mail che vedete riprodotta, quindi monitoraggio PNRR.
mentre per abilitare le utenze su Regis è stata richiesta la compilazione di una lista di anagrafiche che credo sia già stata per tutti voi inviata alla mail assistenza.pnrr@mef.gov.it. E se qualcuno non avesse ancora seguito il corso o non avesse ancora inviato la mail, restano validi, anche come abbiamo visto dell'intervento precedente, questi indirizzi. Ora passo la parola al collega dell'ufficio 2, Paolo Scozzi, per vedere ciò che abbiamo già inserito sul Regis di questi investimenti relativi alle ZES. Salve a tutti. Un attimo, condivido lo schermo e procedo all'illustrazione del popolamento che abbiamo iniziato a fare su Regis. Non so se avete la stessa schermata che ho io. Sì, vai. Ecco, questa è la schermata iniziale di Regis. E vi faccio vedere, qui si entra sulla procedura di monitoraggio. Poi si va a cerca, ovviamente ogni soggetto attuatore avrà un cono di visibilità per quelle che sono le proprie misure. Qui in particolare questa è la M5C3, quindi andremo a cercare la misura nostra di riferimento, che per il momento abbiamo caricato i subinvestimenti dell'intervento 4.1.1 e 4.2. Vi faccio vedere per esempio quello in cui il soggetto attuatore è ANAS nello specifico. Qui ci sono tutta una serie di dati che si possono visualizzare. Questa è la procedura d'attivazione che è stata attivata. Dopodiché a ogni procedura di attivazione, quindi a ogni subinvestimento, è stato collegato una convenzione per ogni soggetto attuatore, quindi per RFI ce ne sarà una, per ANAS una e per le varie ADSP e i commissari ZES ce ne saranno altrettante per quante sono i soggetti attuatori, che si possono vedere qui e che andranno successivamente caricate per convenzione. Noi intendiamo anche gli atti d'obbligo che sono stati inviati da parte delle direzioni da firmare, e quindi per un procedimento a scaletta e a finestrelle, da qui si può andare a vedere i due interventi di riferimento caricati che fanno parte del soggetto attuatore ANAS. Nello specifico prendo il primo che riguarda uno Gioia Tauro, e di cui qui abbiamo ci sono i vari dati, tra cui il CUP, il CLP ancora da caricare, quindi abbiamo caricato lo stesso del CUP. E questo però ancora va attivato. Da qui si vedranno altre finestre, altri dati su cui poi potrà il soggetto attuatore caricare e aggiornare la propria posizione sul suo intervento di riferimento. Questo è quello che stiamo facendo ora, e aspettiamo ulteriori dati per quanto riguarda i commissari ZES e l'ADSP per completare il popolamento di tutti gli interventi. Io penso di aver finito qui, vi ringrazio e do la parola al collega successivo. Grazie. Sì, grazie Paolo. Allora, siamo andati un po' più velocemente sulla parte di monitoraggio, così abbiamo recuperato il tempo utilizzato in più dal precedente intervento, ma anche perché appunto sulle ZES come intervento siamo un po' più indietro con il popolamento,
che invece abbiamo effettuato quasi al 100% su tutti gli altri investimenti, proprio perché siamo ancora in attesa di dati fondamentali richiesti per individuare i CUP associabili appunto alle strutture commissariali, che sono un po' diverse da tutti gli altri nostri interlocutori e quindi hanno bisogno di una serie di dati aggiuntivi che abbiamo fatto richiedere con l'aiuto della direzione generale. Quindi non appena ce li inviate, e noi come con tutti gli altri soggetti attuatori procederemo intanto al popolamento di tutti i CUP su Regis, per poi appunto attendere la compilazione da parte dei soggetti attuatori, una volta abilitati, di tutti i loro dati di competenza. E grazie, e ripassiamo la parola a interventi ulteriori. Grazie mille, grazie Tamara, grazie Paolo. Come avete visto, ovviamente siamo entrati molto nello specifico, quindi però sono degli elementi rilevanti che necessitano, diciamo, di un'attenzione particolare, perché appunto fanno parte del processo di attuazione. A questo punto darei molto velocemente la parola ai colleghi di CDP per la descrizione del portale Capacity Italy, che è un portale che appunto è stato strutturato all'interno del sito Italia Domani per garantire assistenza tecnica e un'attività di sportello, quindi per domande e risposte sugli interventi del PNRR, quindi comprendono anche l'intervento di cui stiamo trattando. Quindi darei la parola a Ivana Patruno. Grazie mille, salve a tutti, buon pomeriggio. Vado a condividere velocemente la mia presentazione. Allora, Capacity Italy, come appunto è stato anticipato, è un portale che è stato promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal MEF, dal Funzione Pubblica e dal DARA, proprio per supportare i soggetti attuatori, in particolare nello sviluppo e nella messa a terra dei progetti del PNRR, questo avvalendosi sempre del supporto tecnico-operativo degli esperti di CDP Invitalia e MCC. È rivolto principalmente alle regioni, alle province, città metropolitane, comuni ed enti pubblici non territoriali, e costa di due anime, una diciamo aperta a tutti, a libero accesso, all'interno della quale sono presenti documenti, FAQ, linee guida a supporto delle diverse fasi attuative degli investimenti, e invece una parte ad accesso riservato, all'interno della quale è possibile porre delle domande specifiche ad hoc, alle quali poi gli esperti, con il supporto dei ministeri competenti, risponderanno. Quindi si tratta di un'assistenza più personalizzata, a cui si accede compilando parte, diciamo, un accesso, perché appunto è una sezione riservata agli utenti Regis e agli utenti, diciamo, ai RUP degli investimenti PNRR. I RUP attraverso appunto potranno accedere attraverso la compilazione di un form in cui attesteranno appunto il proprio ruolo all'interno del progetto PNRR, e subito dopo appunto potranno compilare, diciamo, un modulo per sottoporre il quesito ai desk operativi. Così passo la parola alla mia collega che vi farà fare un giro sulla piattaforma. Grazie mille. Buon pomeriggio. Allora, come detto da Ivana, provo a farvi fare un giro sulla piattaforma Capacity Italy, che è accessibile non solo dal link sportellotecnico.capacityitaly.it, ma anche dalla home page di Italia Domani. Accedendo alla sezione strumenti, si può atterrare appunto alla pagina dedicata a Capacity Italy e accedere direttamente alla piattaforma. In questo modo si accederà alla home page di Capacity Italy, dove viene data una prima panoramica di quelli che sono gli obiettivi della piattaforma, gli utenti a cui è rivolto e le modalità di funzionamento. Per avere maggiori dettagli è possibile scaricare un'apposita brochure informativa o vedere un video tutorial di approfondimento, e poi si può entrare nel portale vero e proprio attraverso il banner riportato in basso nella pagina, o entrando un po' più in alto nella pagina, o ancora dal pulsante sportello tecnico. Accedendo allo sportello tecnico si entra nell'area a cui possono fare accesso tutti. Serena, sì. Noi non vediamo il tuo schermo, Ah, scusate, riprovo a condividere lo schermo. Ditemi se vedete. Sì. Adesso sì.
Ok, perdonatemi. Allora vi faccio subito rivedere soltanto rapidamente l'ingresso da Italia Domani, che avviene attraverso la sezione strumenti e quindi accedendo qui a Sportello Capacity Italy. Si entra nell'home page di Capacity Italy, dove qui c'è una prima parte con le indicazioni di massima sul funzionamento della piattaforma e poi si accede allo sportello tecnico da questo pulsante in alto a destra, ancora da questa pulsante entra. È possibile accedere allo sportello, a questa sezione che è di libero accesso per qualsiasi tipologia di utente, in cui è possibile ricercare FAQ modulistica o attraverso parola chiave, quindi inserendo, compilando questo campo libero, oppure attraverso questi filtri, facendo una selezione per amministrazione titolare, investimento, fase progettuale per la quale si ricerca la FAQ, o ancora ambito, quindi la categoria della FAQ che si vuole ricercare. Ad esempio, per amministrazione titolare verranno ritrovate tutte le FAQ di riferimento per il Ministero, per il MIMS, che è il Ministero che ho selezionato. Cliccando sulla FAQ il sistema ci apre in automatico anche la risposta. Qualora però voglia sottoporre un quesito più specifico e quindi accedere all'assistenza specializzata, si può cliccare su questo pulsante per accedere all'area riservata. In questo modo si può accedere attraverso SPID e qualora non sia un utente già registrato sul Regis, ma sia un RUP del Ministero della Salute o del MIMS, dovrà compilare un apposito form di registrazione. Vi faccio vedere come questo avviene. Quindi si inseriscono le proprie credenziali dello SPID. Confermo. E il sistema mi rimanda ha un apposito form da compilare con dei dati relativi alla ragione sociale del mio ente, il codice fiscale, la mail e il numero di telefono di riferimento e la qualifica. Per completare l'accreditamento è necessario scaricare e compilare l'apposito modulo di autocertificazione in cui l'utente attesta di essere un RUP, presso quale ente RUP e per quali progetti PNRR è il responsabile unico del procedimento. Quindi il form deve essere compilato in tutte le sue parti, avendo cura di inserire il nome del progetto e anche l'investimento PNRR con indicazione della missione della componente, firmare il modulo che poi dovrà essere caricato nuovamente in piattaforma insieme a un documento in corso di validità. Una volta caricato il documento, il PDF, si invia la richiesta di accreditamento e si riceverà tramite mail una conferma che l'accreditamento è avvenuto con successo. Una volta effettuato appunto questo primo accesso, si potrà accedere le volte successive semplicemente con il proprio ID SPID. In questo modo la piattaforma ci permetterà di accedere alla sezione riservata. Effettuo l'accesso, in cui è possibile sottoporre uno specifico quesito tramite piattaforma a cui risponderanno degli esperti tecnici. Questo è il modulo per sottoporre un quesito. Come vedete c'è una prima parte in cui ci sono dei dati di anagrafica relativi all'utente che vengono ricavati dal modulo di registrazione e c'è la possibilità di inserire anche una mail di contatto alternativo e anche un numero di ricontatto alternativo qualora non si voglia ricevere la risposta alla mail
portale di registrazione. Il form poi dovrà essere compilato in tutti gli altri campi, che sono dei campi obbligatori, in cui bisogna indicare il ministero di interesse, l'investimento per cui si intende ricevere, si intende formulare il quesito, per quale fase progettuale, l'ambito in cui si intende sottoporre il quesito, l'argomento, e infine indicare il titolo del progetto e fornire una descrizione tematica, e quindi formulare in questo box, che è un campo libero, quello che è la domanda che si vuole sottoporre allo sportello tecnico. Si tratta di un campo molto ampio, quindi anche per i quesiti più lunghi, perché accoglie fino a 32.000 caratteri. Una volta compilata tutto questo form, sarà possibile inviare la domanda tramite piattaforma, si riceverà immediatamente una mail di conferma che il quesito è stato sottoposto correttamente, che è stato preso in carico da un operatore, e successivamente si riceverà appunto tramite mail una risposta al quesito sottoposto. Ok, io dal canto mio ho terminato una visione molto rapida, scusate per i tempi stretti della piattaforma, ma resta a vostra disposizione per eventuali dubbi. Grazie. Grazie mille, Serena. Allora, arrivati a questo punto, vorremmo provare a dare qualche risposta appunto per quelle domande che sono state scritte in chat, che... diciamo, a cui riusciamo a rispondere facilmente. Ne vedo una sulla, ovviamente condivideremo tutte le presentazioni che abbiamo proiettato oggi, quindi ritroverete anche poi un link per riaccedere a questa registrazione. Vedevo una domanda sul SIGECO, su quando verrà approvato. Appunto, dicevo, si tratta veramente di giorni, perché la nostra versione del SIGECO è ultimata e quindi dobbiamo soltanto chiudere, diciamo, i documenti e firmare il decreto direttoriale, quindi stiamo parlando veramente di pochissimi giorni ed è tutto ultimato. Vedo delle domande specifiche. Questa sull'accantonamento avviene dopo la richiesta del soggetto attuatore, e do la parola a Davide Ciferri. Sì, cioè la risposta è affermativa. L'accantonamento, diciamo, delle risorse nella contabilità speciale avviene dopo la richiesta che il soggetto attuatore fa all'amministrazione centrale per il tramite appunto della direzione generale, e quindi dopo questa prima fase di controllo formale della richiesta, l'amministrazione centrale accantona nella contabilità speciale di ogni singolo commissario le risorse richieste. Ovviamente, per l'anticipazione, questo è un tema che abbiamo discusso nell'ultima riunione, e la richiesta avverrà a seguito appunto della firma degli atti d'obbligo e della registrazione degli stessi agli organi di controllo, che sta effettuando in queste settimane. E a questo proposito, non so se dalla direzione generale vogliono intervenire per fare per qualche chiarimento o anche soltanto per un intervento specifico, oppure no? No, ok. Allora, altre domande? Non si effettua il pagamento sotto richiesta di giustificativo? La prova va all'importo da progetto. Magari questo lo verifichiamo con i colleghi del MEF. In realtà non mi sembra di vedere ulteriori domande, perciò, diciamo, vi invito in questi ultimi minuti a scrivere in chat ulteriori domande oppure alzare la mano. Altrimenti ci aggiorniamo al prossimo incontro, alle prossime interlocuzioni o riunioni ovviamente dedicate al tema ZES. E la dottoressa Gro, non so se vuole intervenire. No, ho ascoltato con molto interesse una riunione operativa che però dà conto di un contesto molto articolato che si prepara in effetti ad avere tutte le regole e, diciamo così, le indicazioni per poter far marciare i progetti.
Certo c'è un po' di preoccupazione per il fatto che appunto la popolazione di Regis per le ZES è un po' indietro rispetto ai progetti dei commissari, come abbiamo sentito, quindi su questo diciamo richiamo l'attenzione di tutti, della Vice Ministro anche in particolare. Questa cosa è seguita molto da vicino e quindi diciamo incoraggiamo tutti a fare la propria parte per consentire poi al MIMS di in realtà di assegnare, così come credo che qui appunto la direttrice generale Di Matteo sia d'accordo per quanto riguarda la firma degli atti d'obbligo, insomma per tutte quelle cose propedeutiche che segnalano o come le ZES possano essere ancora un po' indietro rispetto ad altri investimenti anche del MIMS. Per il resto mi pare che la cornice il MIMS l'abbia costruita, che appunto coordinamento del MEF l'abbia messa a disposizione, CDP la piattaforma, quindi insomma mi sembra che i chiarimenti, mi sembra che c'è stata una grandissima disponibilità verso i soggetti attuatori a dare non solo i chiarimenti ma anche eventuali correttivi, quindi l'auspicio è che insomma siano fatti quei passi che consentano veramente di passare all'attuazione degli interventi e all'erogazione delle somme. Grazie, è stato comunque sempre complesso ma molto istruttivo. Grazie mille, Ludovica. C'è una, sta arrivando qualche domanda per la ZES Campania. Abbiamo già chiesto l'anticipazione e trasmesso l'atto d'obbligo, quindi a breve dovremmo avere l'accantonamento? Sì, assolutamente. Diciamo, se l'atto d'obbligo è stato trasmesso e quindi si sono concluse anche diciamo, la parte amministrativa di registrazione degli organi di controllo. Da quello che ci hanno raccontato i colleghi appunto del MEF, ora c'è questo passo che noi cercheremo di sollecitare e comunque di assolvere nel più breve tempo possibile, appunto di abilitazione di ogni soggetto attuatore delle ZES sulla contabilità speciale, per cui appunto come avete sentito ci gireranno loro il format che noi poi rigireremo a voi proprio per valorizzarlo con le figure che riterrete opportune diciamo da abilitare sul sistema Regis trattino circuiti finanziari, perché come abbiamo visto diciamo il sistema Regis è un sistema diciamo una piattaforma informatica onnicomprensiva che gestisce oltre alla parte di diciamo i circuiti finanziari anche la parte poi di monitoraggio e rendicontazione delle spese ovviamente. E quindi appena diciamo, il servizio centrale ci gira questo format creato ad hoc per l'investimento ZES, noi ve lo giriamo con la preghiera chiaramente di poterlo alimentare nel più breve tempo possibile. A quel punto faremo la richiesta formale di abilitazione dei profili che voi indicate sulla contabilità speciale di Regis. E quindi arrivo diciamo alla risposta alla domanda che lei pone, a quel punto se l'atto d'obbligo appunto affida il suo processo amministrativo e voi avete già fatto la richiesta di anticipazione dovreste avere l'accantonamento quindi nel giro di pochi giorni quando questi altri piccoli step procedurali sono conclusi. E poi c'è un'altra domanda, l'anticipazione è per un'opera per la quale siamo prossimi all'affidamento, quindi a maggior ragione cerchiamo di essere il più celeri possibili. Sì, poi c'è un'altra domanda che dice giustificativi, che chiede giustificativi vanno allegati alla documentazione di pagamento e quindi va organizzata e sistematizzata la documentazione allegata come per il sistema Siponier di PON, FSC, eccetera? Sì, diciamo il sistema, diciamo il documento che descrive il sistema di gestione e controllo descrive appunto le attività di rendicontazione dei giustificativi di spesa che sono appunto in quella dimensione, in quello spazio nell'applicativo che ci faceva vedere la dottoressa Merola, allegati appunto sono documenti complementari alla richiesta stessa, quindi fondamentalmente voi probabilmente non tanto nella fase di anticipazione dove chiaramente non è necessario presentare un giustificativo o una documentazione di pagamento, ma come abbiamo già condiviso la volta scorsa l'attivazione, diciamo l'anticipazione avviene di fatto, cioè la documentazione comprovante, quell'elemento che è proprio dell'anticipazione, cioè l'avvio dei lavori è la firma dell'atto d'obbligo, quindi in questo caso il caricamento dell'atto d'obbligo che in realtà viene fatto per il tramite dell'amministrazione centrale è già diciamo il giustificativo per la richiesta di anticipazione, mentre per la parte
di rimborso e saldo, chiaramente la, diciamo, i documenti allegati fanno riferimento anche ai giustificativi di spesa, che saranno nel caso specifico su due livelli, nel senso ci sarà un livello che voi avrete nella vostra, diciamo, nel vostro spazio applicativo di Regis, che proviene dai soggetti, diciamo, realizzatori, nella nomenclatura che utilizziamo all'interno del PNRR, e la stessa documentazione poi viene ribaltata anche nella richiesta che voi come soggetto attuatore fate all'amministrazione centrale, per appunto il completamento della documentazione necessaria alla richiesta. Quindi di fatto nel documento SIGECO viene descritta in maniera più puntuale quelle che sono le documentazioni richieste, comprese, diciamo, le checklist di controllo, in una, diciamo, struttura analoga a quella di altre, diciamo, forme di rendicontazione di risorse comunitarie, sebbene, diciamo, leggermente più semplificata. Ok, se non ci sono altre domande, io a questo punto chiuderei l'evento, chiuderei il webinar. Ovviamente noi siamo a disposizione, come anche, come detto, i colleghi di CDP, per chiarire ulteriori dubbi, e poi naturalmente potremo fare degli approfondimenti qualora le domande fossero ancora più specifiche rispetto al livello di approfondimento che abbiamo raggiunto oggi. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione, appunto saluto la dottoressa Gro, saluto la direzione generale e ci vediamo presto per nuovi sviluppi e l'attuazione del piano di nostra competenza. Arrivederci a tutti, buona serata. Grazie, arrivederci.